Un regolamento pensato e adottato per mettere fine a un lungo periodo di incertezza per tutti i produttori di rifiuti speciali d'Europa. E il regolamento 997 del 2017, che è in vigore dallo scorso anno, è diventato operativo dal 5 luglio di quest'anno, uniformando a livello europeo la metodologia per l'attribuzione ai rifiuti in fase di classificazione della tanto discussa caratteristica di pericolo HP14, una sigla apparentemente semplice, dietro la quale però si cela un mondo di enorme complessità. Dalla corretta classificazione infatti discende la corretta gestione del rifiuto da parte del soggetto produttore e quindi la corretta tenuta di registri e formulari, la corretta gestione dei depositi temporanei, la scelta delle ditte di trasporto alle quali affidare i carichi e così via. E se il nuovo regolamento ha il merito di avere per la prima volta messo a punto una definizione univoca della caratteristica di ecotossicità, restano ancora tanti i dubbi che impediscono agli operatori di giovare appieno del nuovo quadro regolatorio. Il regolamento presenta ancora degli aspetti da chiarire, in particolare i riferimenti legislativi per la preparazione del campione del rifiuto per i saggi di ecotossicità, e quindi dovremo affrontare una discussione franca con appunto i nostri partners per dare delle indicazioni chiare alle aziende che operano nei vari settori del recupero del riciclo dei rifiuti. Ed è per questo che Aira, Assoambiente e Utilitalia, con la media partnership di Ricicla TV, hanno promosso il prossimo 31 luglio a Roma un seminario per fare il punto sui nodi tuttora irrisolti della nuova disciplina sull'HP14. È il caso, ad esempio, della prevalenza sancita dal regolamento europeo delle prove sperimentali sulla semplice analisi chimica. Nonostante la recente emanazione di utili linee guida da parte dell'UE, infatti, la decisione in merito all'accettabilità e all'interpretazione dei risultati derivanti dalla caratterizzazione ecotossicologica dei rifiuti che utilizzano biotest è rimandata ai singoli Stati membri caso per caso. Questo fino a quando l'UE non si sarà pronunciata fornendo nuove linee guida valide per tutti. E insomma, fino a data da destinarsi, ogni Stato dovrà fare da sé, garantendo agli operatori criteri applicativi omogenei che non intacchino l'operatività delle aziende e che soprattutto siano sostenibili sia dal punto di vista ambientale che economico. Serve insomma oggi più che mai che autorità pubbliche, enti di controllo e associazioni di categoria lavorino ad un tavolo comune per garantire a tutti gli operatori le stesse condizioni e mettere fine una volta per tutte all'incubo dell'HP14.